Bene a tutti ragazzi, ben ritornati nel canale PlayChannel, ragazzi. Oggi sono qua con un nuovo video, un video di presentazione, un video di recensione di un'applicazione ormai conosciuta come Minecraft Pocket Edition, ma una cosa che ci rende speciali da tutto il resto del mondo, non scherzo, è che io ho la build. La build sarebbe una versione del gioco non ufficiale che non potete scaricare via Play Store, ma dovete scaricarla da file APK via Google. Allora, l'applicazione, cioè la versione è la versione 0.11.0 Alpha Build 5. Tra poco dovrebbe uscire anche la 6. Allora, ragazzi, questa qua è una versione, quindi, come ho detto, già non ufficiale, quindi determinate news feature non sono ancora immesse dentro. Quindi, ragazzi, non spaventatevi se non troverete la barra della fame o la barra degli XP. Allora, ragazzi, come potete vedere, la prima cosa che potete notare in basso a destra è questo riquadro dove potete tranquillamente cambiare la vostra lingua, che è una cosa veramente stupenda, anche se per me ormai Minecraft è in inglese. Ok, andiamo nelle impostazioni. Come potete vedere, ci sono tutte le solite dinamiche di gioco e impostazioni, tranne questo che sarà la possiamo dire skin dove potete tranquillamente cambiare la skin, scusatemi per questo momento di perdimento. Come potete vedere, ci sarà Alex e poi Steve. E poi su personalizzato, se cliccherete sopra, come potete vedere, potrete prendere da Google determinate skin e potete tranquillamente installarle e usarle senza dover hackerare il gioco. Poi, ragazzi, qua potete vedere che c'è anche un'altra, possiamo dire, future, che è questa qua, mancino, dove il puntatore del movimento sarà messo invece che a sinistra a destra. Altre cose importanti non ci sono, tranne questa grafica eccezionale dove ci sarà una luminosità maggiore e contrasto nel gioco, quindi una grafica migliorata. Ok, ragazzi, andiamo prima a vedere le impostazioni, dove ci andiamo su nuovo e in avanzato ci saranno le solite feature che saranno nel vecchio aggiornamento, ma dovranno implementare la hardcore, che dovranno mettere qua. Seme, ragazzi, non so, ma penso che sia la seed del gioco, quella che vi spawnerà in determinati punti del gioco. Ok, ragazzi, c'è un piccolo problema. Quando io ho installato questa build, mi ha cambiato la modalità di gioco da survival in creative, e qua, ragazzi, posso cambiarla, però non funziona ancora, quindi è un pochino buggata. Comunque, entriamo e vi faccio un pochino vedere le feature. Ok, ragazzi, qua si è buggato il gioco. E ok, come potete vedere già, ragazzi, andiamo prima nel primo slot, dove troveremo i pesci. Finalmente hanno implementato i pesci, che potete cuocere e mangiare, perché hanno finalmente implementato anche la canna da pesca, che è questa qua, dove potete tranquillamente pescare e prendere i vostri pesci. Quindi una cosa molto bella che si aspettava da molto tempo. E hanno anche implementato i pipistrelli e le uova di calamaro, e anche i ragni delle caverne, quelli velenosi, questi qua, vi faccio vedere. Spawna. Ok, questi qua. Allora, ragazzi, andiamo un pochino a vedere la barca. La barca che non sarà uguale a quella di Minecraft normale, ma sarà così. Imbarchiamoci. Sì, solo che è un pochino ancora buggata. Ti puoi imbarcare per favore, che vorrei fare vedere ai miei iscritti come funziona. Ok, come potete vedere, avrete due freccette e dovrete manovrarla a vostro piacimento. Se ne tenete premuto andrà dritto, se voi premerete una sola vi girerà, quindi anche molto bella e realistica. Andiamo dall'altra parte e possiamo spiaggiare. Dovete fermarvi per poi scendere. Ok, ragazzi, qua avete visto la barca, che è veramente fatta molto bene, cioè molto bene, molto bella, e anche utile, perché adesso non dovrete farvi chilometri in acqua per andare su altre isole. Poi, ragazzi, qua, come potete vedere, non hanno messo niente di nuovo, avevano promesso la redstone, ma non l'hanno ancora messa, a mio dispiacere, e del resto non c'è niente di nuovo per quanto riguarda altri items. Andiamo a vedere un pochino, i blocchi sono sempre quelli. Però, ragazzi, hanno migliorato la grafica del gioco, perché, come potete vedere,
là, se vedere, hanno messo una nebbiolina anche qua, invece di staccare il mondo, così è un pochino più realistica. Hanno messo la views differenziata. Ragazzi, del resto vi posso dire che nelle twittate che fanno i programmatori in Minecraft, della Mojang, non so come si pronuncia, hanno detto che dovranno mettere finalmente pistoni, redstone, bottoni, tutto il resto, e dovranno anche implementare altri blocchi, non so quali, e dovranno finalmente anche implementare il Nether, che adesso non si può ancora, possiamo dire, accedere, anche se ho già provato a fare un portale, ne ho provato a fare qua dietro, mi sembra di ricordare, e non è successo niente. Quindi ragazzi, se vi è piaciuto questo video, vi è stato utile, mettete un mi piace, un commento, iscrivetevi al canale, se non siete ancora iscritti andate a vedere i miei precedenti video per averne ancora in più. Dai che va tutto, play channelita, ci si vede in un prossimo video, io e il pipistrello. Bella.